e ci illumina. Vi presento i due amici, mi permetto di chiamarli così, l'architetto Paola Stolfa e il professor Fabio Salvitano. Penso che molti di voi conoscano le due persone qui presenti, in ogni caso aggiungo qualche piccola nota personale. L'architetto Paola Stolfa è mobility manager di Pesaro, tra le altre cose si è occupato in maniera diretta della mobilità nella città di Pesaro, in particolare poi della bicipolitana, è esperta nella progettazione partecipata anche, mi piace ricordarlo, all'interno della Città dei Bambini che una ventina d'anni fa ha lanciato Fano a livello nazionale per questa iniziativa molto qualificata che, ecco, continua ancora. Oltre a questo si occupa ancora del PRG di Pesaro, in ogni caso poi in passato, va bene, dopo sarà più preciso l'architetto. E il professor Salvitano è conosciuto da molti di noi perché nel recente passato, dal 2008 al 2010, ha coordinato la progettazione partecipata indetta dal Comune di Fano per dettare le linee guida per realizzare il parco urbano di Fano, ma è un esperto della materia, è dottore di ricerca in ecologia forestale, è docente all'Università di Firenze dove si occupa a partire dagli anni 80 di selvicoltura urbana ed ecologia del paesaggio, oltre a selvicoltura speciale, con un'attività di ricerca che lo porta in giro per il mondo, pare che siano una settantina di paesi che visita, 82 è aggiornato. È coordinatore del gruppo di lavoro sulla gestione dei boschi urbani e periurbani nell'ambito dell'azione Silva Mediterranea della FAO. Quindi diciamo che i due nuclei degli argomenti che tratteremo questa sera sono ben coperti da due persone esperte. Io darei la parola subito all'architetto Paola Stolfa perché aggiunga qualcosa anche come, diciamo, oggetto di successiva discussione, perché intendiamo fare questa cosa qui, un rapporto più diretto con i presenti, perché crediamo anche noi molto nella progettazione partecipata. Concludo dicendo qualcosa a proposito del titolo del nostro incontro, che è La Cittadella, è, diciamo, un richiamo voluto e diretto alla personalità dell'architetto Cervellati, che fino al 2004 è stato a Fano il referente per il PRG, quindi è stato il consulente del Comune di Fano per il PRG, che poi sapete è stato, diciamo, abbandonato e rifatto dalla nuova amministrazione comunale. Allora io passo la parola all'architetto Paola Stolfa, che è di Fano, di Fano, e mi ha detto prima, io lo rivelo, sarebbe contenta di venire a Fano anche per motivi professionali, perché a Fano c'è molto da fare, dico io, a Fano c'è molto da fare, molto stimolante, quindi a Pesaro hanno fatto tanto, quindi possono anche aspettare, possono fidarsi di altre persone, ecco, a Fano può darsi che prima o poi ritroveremo la nostra amica Paola Stolfa, prego. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Come diceva Enrico, cercheremo di fare degli interventi abbastanza brevi per lasciare poi più spazio magari alle vostre domande e ai vostri interventi. Vi chiedo scusa per questa mia voce più roca del solito, però questa è stata una settimana abbastanza dura per me e lo voglio subito ricordare. Oggi si chiude la settimana europea della mobilità sostenibile, quindi per me a Pesaro è stata una settimana abbastanza impegnativa e pur non stando troppo bene con il raffreddore e la tosse ho dovuto lavorare e correre tutta la settimana, quindi questo è il risultato, vi chiedo scusa, però cercherò, non so, si sente bene col micro? Allora, io vorrei partire subito da una... dal titolo di questo incontro, che è La Cittadella. Diamo per scontato che io
naturalmente ritengo che Fano sia una città molto bella, non solo perché è la mia città, ma anche per quanto sostenuto dallo stesso Cervellati nel suo libro, che si intitola appunto così, perché Fano è ancora una città, secondo me, a misura d'uomo, ed è bella per le caratteristiche, per l'identità che ancora ha, per il suo centro storico, che rispetto ad altre città è molto ben tenuto e conservato, e per il mare, per le persone che la vivono. Naturalmente Fano ha tanti, tanti problemi, però partendo dal presupposto che comunque è ancora una bella città, nel senso che diceva anche Cervellati, le città belle hanno il centro storico che ancora ha un valore, una simbologia molto, molto profonda, ma non ci addentriamo in questo tema. Quello che vorrei subito dire è che per una bella città e per godere della nostra bella città occorrerebbe avere le opportunità per vederla, per guardarla, e qui subito entra in gioco il discorso della mobilità, e qui entra in gioco un altro richiamo che faccio alla città dei bambini. Quando nel 92 facevo la progettazione partecipata con i bambini delle scuole elementari e lavoravamo in particolare sui percorsi casa scuola, quando ai bambini chiedevamo di raccontare o disegnare come venivano a scuola, come uscivano, quando uscivano da casa, che cosa vedevano lungo il percorso per andare a scuola, era evidentissimo che chi veniva accompagnato in macchina non vedeva nulla, non vedeva la città. Chi invece aveva l'occasione e la fortuna con i propri genitori di andare a scuola, magari accompagnato dai genitori, a piedi o in bicicletta, descriveva il suo percorso casa scuola in modo molto più ricco, articolato, molto più preciso. I bambini avevano già la capacità di osservare anche quello che si trovavano intorno. I bambini che andavano in macchina disegnavano semplicemente una striscia nera di asfalto, alcune auto e poi l'edificio scolastico. Quindi era quella l'immagine e la percezione che avevano del muoversi nel loro quartiere o nella loro città. Quindi perché la mobilità? Perché indubbiamente il muoversi in macchina esclude questo, e quindi l'importanza di una mobilità dolce, come viene chiamata, io in passato la chiamavamo anche la mobilità lenta, ma vedremo poi che lenta non è, dà l'opportunità ai cittadini di poter vivere la città in un altro modo, di percepirla non solo a livello visivo, perché poi le implicazioni di muoversi in un certo modo, che non sono quelle chiusi dentro la propria scatoletta l'auto privata, dà anche occasione di socializzare, di incontrare altre persone e così via. Il valore appunto della mobilità dolce è una prima elemento fortemente caratterizzante una città bella, ma anche una città sostenibile. Un altro aspetto che vorrei evidenziare a questo proposito, senza addentrarmi e raccontarmi quello che abbiamo fatto a Pesaro, perché mi sembra ci soffro già da me, è quello che quando si parla di traffico automobilistico, di congestione del traffico, eccetera, negli ultimi anni si è fatto soltanto ci sono fatte delle riflessioni e delle giustissime evidenziazioni riferite all'inquinamento atmosferico. È vero, questo è verissimo, noi respiriamo nelle nostre pur piccole città un'aria davvero malata, diciamo così, nonostante queste belle giornate limpide che spazzano un po' via un po' di PM10 e di altri inquinanti. Però il problema dell'uso eccessivo dell'auto non è soltanto un problema di inquinamento, i problemi sono tanti altri. Uno di questi è l'occupazione di suolo. Pensate a una città senza macchine parcheggiate lungo le strade, quanto spazio pubblico avremmo in più da utilizzare e da sfruttare in un altro modo. Naturalmente vi sto esasperando alcune situazioni per farvi capire. Immaginate questa strada qua sotto, che pure è una statale, sentite il rumore di fondo, senza auto. Ma soprattutto il problema è quello della sosta. In ogni via residenziale dei nostri quartieri vediamo macchine parcheggiate ovunque, ma anche nelle direttrici principali della città la sosta viene ritenuta un diritto, la possibilità di muoversi in un modo alternativo a quello dell'auto privata no.
mentre in città come delle nostre dimensioni, come Pesaro, Fano ed altre, con il nostro clima, con la nostra anche orografia del territorio, insomma, siamo città pianeggianti di piccole dimensioni, per cui da un quartiere, chiamiamolo periferico tra virgolette, al centro storico in 10 minuti con la bicicletta ci si arriva tranquillamente. Usare dei mezzi alternativi non è solo un vezzo, ma oggi secondo me è una necessità per la nostra città, ma può essere un vantaggio enorme per tutti quelli che vivono la città, per i motivi che ho appena detto, ma non solo, anche per, poi ci possiamo mettere tutti i motivi sopra che volete, dalla salute al movimento, al non ultimo appunto respirare un'aria migliore. È vero che il problema della mobilità a Fano è più grosso di questo e non si risolve tutto con la ciclabilità, anche se su questo della ciclabilità secondo me ci sarebbe tantissimo da fare, e già secondo me i fanesi usano naturalmente questo mezzo sostenibile per tradizione, il problema non è solo la ciclabilità. Fano sicuramente è una città che soffre di un traffico di attraversamento molto pesante, peggiora ulteriormente le cose, però se non si comincia da nessuna parte le cose andranno sempre di più peggiorando, e soprattutto i cittadini perderanno sempre di più il contatto fisico anche e anche delle relazioni con il resto del tessuto urbano. Quindi cominciare a fare delle azioni significative per permettere ai cittadini di muoversi in modo alternativo e promuoverle, perché la strategia che abbiamo adottato anche a Pesaro non è quella di chiudere una zona al traffico o di allargare la ZTL indistintamente, ma quella di creare prima altre opportunità e poi pian piano far capire alle persone che queste opportunità sicuramente sono più vantaggiose, sia a livello ambientale che economico, che di salute, che di benessere del resto della comunità, e creando queste opportunità pian piano le persone possono provare a cambiare anche le loro abitudini. Voi sapete bene che in Italia abbiamo il tasso di motorizzazione più alto d'Europa, ma anche del mondo, 665 automobili ogni 1000 abitanti, che diventa una cosa spaventosa. E nei paesi del nord Europa, non vi sto a raccontare, oltre alla percentuale di uso della bici abbiamo dei tassi di motorizzazione molto inferiori. Ci sono dei paesi in Germania o in Svizzera dove dei quartieri interi non sono accessibili alle auto, per esempio Vauban, dove hanno costruito un quartiere di alcune migliaia di abitanti senza permettere l'accesso alle auto. Gli abitanti sono tutti contenti, riescono a vivere lo stesso, ma lì c'è un sistema di sosta, di piste ciclabili, di percorsi di ciclabili, di zone 30, di zone protette dal traffico e anche di trasporto pubblico che noi non ci sogniamo neanche in Italia in generale, ma soprattutto nelle nostre piccole città. Il trasporto pubblico sicuramente è un altro canale da percorrere, da migliorare. Scusate. Però come sapete, negli ultimi anni, e più andiamo avanti e peggio sarà, i tagli statali e a cascata regionali e sul trasporto pubblico ci stanno facendo soffrire tantissimo. Nelle nostre piccole città è impensabile di avere un trasporto pubblico efficiente, perché non abbiamo le risorse economiche per dare le frequenze ogni 5 minuti. Noi, se andiamo a Bologna, già troviamo in qualsiasi via della città l'autobus che passa ogni 5-10 minuti, quindi possiamo aspettare. Io parlo di Pesaro, a Fano credo che sia più o meno la stessa cosa. Se vado fuori dal centro storico devo aspettare un'ora un passaggio di un autobus, e forse questo è molto penalizzante, oltre al fatto che sulle piccole distanze urbane secondo me ci sono dei mezzi più competitivi rispetto anche all'autobus, e sono appunto la bicicletta o addirittura i piedi. Sui piedi, perché poi mi piace parlare della mobilità con tutte le sue declinazioni, perché non è sufficiente fare le piste ciclabili per migliorare la mobilità di una città,
Una cosa molto importante è quella, anche quella di andare a piedi, e su questo fronte devo dire che già da quando ero, da quando ho collaborato con il Comune di Fano, con la Città dei Bambini, abbiamo lavorato molto sulla mobilità pedonale dei bambini, proprio per un fatto educativo, ma anche per affinché questi bambini, magari crescendo, non avrebbero chiesto subito il motorino a 14 anni, ma avrebbero usato la bicicletta, perché abituare sin da piccoli i bambini a utilizzare dei modi alternativi ed essere autonomi, soprattutto negli spostamenti, è un fattore molto molto importante. Tra l'altro, nei lavori che faccio anche a Pesaro, quando chiediamo agli adulti, soprattutto alle donne, perché continuano ad utilizzare l'auto e a non usare la bicicletta o il mezzo pubblico, uno dei primi motivi che vengono addotti è quello che devono accompagnare i bambini a scuola. Quindi, come capite, l'organizzazione di una famiglia in termini di mobilità e le scelte individuali di mobilità dipendono da una serie di fattori che sono le opportunità, il ragionamento su quali possono essere i vantaggi, ma anche le possibilità anche ai cittadini più piccoli, perché per me i bambini sono cittadini anche a 6 anni, 8 anni e non necessariamente quando hanno il diritto di voto, sono già cittadini quando nascono, dare loro l'opportunità appunto di muoversi in modo alternativo è sicuramente un impegno di tutta la città. Ma questo perché secondo me è importante? Perché trasformare ossia migliorare le condizioni di una città dal punto di vista della mobilità non dipende soltanto da quello che fa un'amministrazione. Sicuramente l'amministrazione deve fare tanto per creare le opportunità, poi le persone devono cambiare abitudini, e questa è la fase più difficile, perché ovviamente non possiamo, come io sono dell'idea perlomeno, di non obbligare nessuno a non usare la macchina. La mobilità è comunque un diritto, però si tratta anche di un processo culturale che va fatto con tanta pazienza e che richiede tanto tempo. Affinché i cittadini possano cambiare abitudini, bisogna educarli, bisogna prepararli, bisogna offrire loro le opportunità e comunque rendere parti della città ancora percorribili in modo alternativo. Io, per tornare alle piste ciclabili, non vorrei essere pedante o peggio, perché a Pesaro abbiamo creato la Bicipolitana, abbiamo quasi 70 km di piste ciclabili, ma sicuramente la città non è coperta da tutti questi percorsi che sono estremamente sicuri. Abbiamo anche cercato di creare una rete di itinerari che sono fatti semplicemente con della segnaletica o con dei piccolissimi interventi che possono orientare chi si muove in bicicletta per andare in certe zone più sicure di altre, secondo alcune direttrici principali. Quindi a Pesaro non è che in tutte le strade abbiamo le piste ciclabili separate dalla sede stradale, questo non ci riusciremo mai. Però abbiamo cercato comunque di creare nella città e soprattutto all'interno di certi quartieri delle condizioni di sicurezza, insomma, per i quali i pedoni e i ciclisti si possono muovere liberamente. Anche attraverso l'istituzione di zone 30, che è un'altra delle novità, delle cose che stiamo istituendo e che secondo me sono abbastanza semplici da realizzare e anche con poche risorse. Quindi secondo me ci vuole, riassumendo solo sulla mobilità, questa sinergia tra quello che deve fare l'amministrazione, l'impegno appunto di una pubblica amministrazione, ma l'impegno della collettività, perché ognuno può fare la sua. Lo slogan di questa settimana europea, l'ennesima settimana europea della mobilità, era aria pulita, tradotto in italiano, ora tocca a te, proprio per far capire quanto ogni cittadino può fare una piccola parte per rendere la propria città più vivibile e migliore, a partire dalla mobilità ma anche su altro. L'altro tema, vado? Basta. Accenno solo all'altro tema che mi preme tanto e che era oggetto dell'incontro, che è quello della partecipazione. Come dicevo, ho lavorato con la Città dei Bambini, progetti partecipati su parti di città che nessuno ha tenuto in considerazione purtroppo, mentre i bambini, oltre ad essere molto spontanei e molto
a volte risultano essere anche molto saggi. La partecipazione, secondo me, va strutturata, non è una cosa che si fa così dall'oggi al domani. Se un'amministrazione si prende questo impegno, lo deve fare seriamente, altrimenti è un boomerang, perché se dà occasione di partecipare, di essere coinvolti a tutti, secondo me dovrebbe darla, a tutti i soggetti della comunità, poi deve recepire quello che emerge dagli incontri di partecipazione. E vi dico soltanto, vi faccio soltanto due esempi di input che ci sono arrivati dai bambini di Fano all'epoca, vi parlo di forse non 20 ma 15 anni fa. Rispetto al PRG, per esempio, ai bambini non piacevano i centri commerciali, ma piaceva incontrarsi negli spazi pubblici del centro storico. Ai bambini non piacevano le villette a schiera o le villette isolate, a dispetto di magari dell'aspirazione dei propri genitori, ma preferivano magari piccoli condomini o piccole strutture residenziali, perché avevano occasione di incontrarsi con gli amici anche al di fuori di scuola. Queste sono indicazioni che possono sembrare banali così di primo acchito, che però dovrebbero far riflettere chi progetta e chi gestisce una città intera, e perché poi non è che uno deve realizzare quello che dice il bambino, oppure si fanno i progetti con i bambini per far contenti i bambini, o come sono i belli i disegni dei bambini, o come sono bravi i bambini. Secondo me, appunto, dicevo, la partecipazione va strutturata, ma bisogna essere consapevoli e capaci anche di poi sintetizzare, ascoltare, recepire le istanze che vengono da questa modalità di progettare la città e di pensare e di trasformare anche la città, per poi trasferirla in scelte invece di trasformazione reale della città. Non ultima, ma forse dovevo dirla prima, la progettazione partecipata è il modo più immediato per far emergere quali sono le esigenze vere della città, perché e gli amministratori o i progettisti, e mi ci metto anch'io, io ho imparato tanto dalla progettazione più che dai cantieri che seguivo prima, si impara tanto perché si capiscono quali sono le vere esigenze dei cittadini, e già recepire queste esigenze e registrarle e poi tradurle nella propria azione progettuale di governo della città, di gestione della città, secondo me è già un bellissimo risultato. Va bene, so che sono alcune persone che vogliono intervenire, quindi se cominciano a proporsi io prendo nota per dare la parola a questi che vogliono intervenire sulla base degli input che vengono dai nostri relatori. Poi l'architetto ci dirà, siccome viene spontaneo il rapporto tra Fano e Pesaro, quante decine di collaboratori ci sono nell'ufficio che si occupano della viabilità della mia, immagino decine, perché se non si spiega. Passo la parola al professor Salvitano. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito che va bene, ci sta, perché c'è una storia di rapporto, no? tra me e una buona parte di voi. Io sono nato a Fano, non so se può contare qualcosa, ma insomma c'è anche questa cosa qui, per cui mi trovo a vivere questi come i miei paesaggi dell'infanzia, le mie modalità di vita più antiche. E volevo un attimino riprendere quello che dicevo ultimamente l'architetto Stolfa, e partire da quello per fare alcune riflessioni sul fare città, che era la prima cosa che mi passava per la testa di cercare di raccontare, di condividere insieme con voi. La partecipazione è un diritto. La partecipazione è un diritto sancito per legge. Cioè, non è un tanto da fare per mettere fumo negli occhi a qualcuno. Ossia, c'è una serie di indicazioni ormai a livello normativo nazionale, regionale e quant'altro, che indicano nei processi partecipativi come dei processi a tutto campo come diritti della cittadinanza. E spesso questo tipo di acquisizione di diritto viene un attimino disattesa, ossia non viene colta nella sua
valenza, nella sua portata, nel suo potere più profondo per quello che riguarda poi gli aspetti politici della città, dove per aspetti politici intendo quelli di fare la polis, la città, perché la politica in fondo sarebbe questo, no? il fatto di riflettere e governare la polis, la città. Bene, in questa polis, in questo governare la città, in questo nell'approccio anche dal punto di vista, se vogliamo, di pianificazione della città, negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti sostanziali a livello disciplinare e anche a livello legislativo. Però prima di fare questo mi piaceva leggervi un piccolo brano scritto da George Stewell in un libro che parla di fare giardini a questo punto, e dice: il bello della natura sulla porta di casa procura una gioia 100 volte più grande di quello lontano un miglio. Ossia, vede, nel 1909 già l'importanza fondamentale della natura in città, ossia di avere una città che non sia una città come è stata poi purtroppo per molti decenni nel corso del Novecento identificata con il costruito, vede nella natura un aspetto sostanziale del costruire la città. Allora, quando abbiamo alcuni passaggi che arrivano, per esempio faccio riferimento a un documento regionale che indica nella possibilità di cementificare una parte di Fosso Seiore, non vi dico a che progetto ci stiamo riferendo perché lo sapete tutti quanti molto bene, indica un buon modo di fare città. Bene, questo è un modo desueto, antico, passato, obsoleto di pensare l'urbanistica e la pianificazione del territorio. Tanto che ormai l'urbanistica non viene più chiamata tale in molte scuole, ma viene chiamata pianificazione della città, del territorio, del paesaggio. Ossia, questi elementi sono integrati insieme. L'urbanistica ha tutta la dignità assurda e meravigliosa che ha avuto nel costruire le città, sicuramente, non sto discutendo o mettendo in discussione questo, però c'è stata un'evoluzione nel rapportarsi con la città, dove la città diventa un elemento di qualcosa di più grande, di qualcosa di gerarchicamente sovraordinato e non l'elemento egemonico rispetto all'intorno. E questo tipo di passaggio è tutt'altro che banale, perché pone al centro alcuni temi, alcuni aspetti di tipo pianificatorio, di tipo progettuale, che coinvolgono fortemente quello che prima veniva chiamato vuoto urbano, no? Prima, ora magari uso dei termini di architettese, quindi l'architetto Stolfa mi guarda sorridendo. Beh, progettiamo i vuoti urbani, cioè come se il vuoto urbano, vuoto, fosse qualcosa da riempire con qualcosa che costa poco, due alberelli, due erbette, due fiorellini, no? Cioè, ridiamo dignità agli spazi e facciamo che gli spazi diventino dei luoghi. A questo punto non parliamo più di vuoti urbani, il vuoto urbano non ha più senso, ma esiste una rete di elementi, specificità, di aspetti naturali, più o meno naturali, di elementi costruiti, architettonici, che fanno parte di una grande rete. Ultimamente, nel maggio scorso, abbiamo scritto con una serie di colleghi europei una carta che abbiamo firmato insieme a un convegno che si è tenuto a Milano alla fine di maggio, la Carta di Milano, che riguarda le infrastrutture verdi. Ora si parla di infrastrutture verdi, abbastanza corretto, è uscita negli stessi giorni che firmavamo la Carta di Milano sulle infrastrutture verdi la strategia europea sulle infrastrutture verdi. Strategia europea delle infrastrutture verdi che riguarda tutto il territorio europeo, a partire dalla rete Natura 2000, che era la prima ipotesi di rete europea naturalistica. Questo ormai è un progetto che viaggia per conto suo. Ora parliamo di infrastrutture verdi per rimettere in connessione l'ambiente più prettamente urbano con l'ambiente invece che
normalmente veniva definito extraurbano o rurale o qualcosa di altro dalla città. A questo punto no, è insieme, in una stessa infrastruttura. E allora a quel punto anche lo spostarsi lentamente o dolcemente, come viene più facilmente recepito, diventa un modo per vivere un paesaggio quotidiano, non un modo per gustarsi qualcosa, no, è una modalità di vita, che va verso anche una serie di esigenze che sono quelle ormai effettive di problemi legati alla necessità di avere dei servizi ecosistemici, ossia quei servizi che ci danno la possibilità di invertire la rotta di alcune problematicità che si stanno creando nell'ambiente. Problematicità che sappiamo, ora sì, sentivo oggi sono andato a fare una camminata su verso il Furlo, l'editore, allora c'era una persona che tra l'altro si occupa di altre cose, non si occupa sicuramente di queste faccende qui, diceva la città puzza, no? La città puzza anche dal punto di vista acustico. A volte, no? Lo sentiamo questo. Ora è chiaro che un'ambulanza ha una priorità assoluta, però abbiamo un inquinamento di questo tipo. Allora la svolta nell'ambito della pianificazione della città deve incontrare questo tipo di problemi e quindi anche gli aspetti di servizi ecosistemici. Ma cosa sono i servizi ecosistemici? È un nuovo modo forse di chiamare qualcosa che c'è sempre stato e che forse per motivi di potere non è stato mai messo troppo in valore, ma ad esempio avere un parco nella zona dell'aeroporto a Fano vuol dire svolgere una serie di servizi ecosistemici che riguardano la possibilità di assorbire una frazione, forse minima, ma non importa, è comunque una frazione del carbonio che può aumentare l'effetto serra, che può limitare la dispersione delle PM10 e delle particelle che possono veicolare fonti inquinanti o altri tipi di danni alla salute. Può svolgere il servizio di dare la possibilità di provare un comfort termico laddove abbiamo degli alberi e invece di avere il sole diretto tutto il giorno magari c'è un'ombra che ci aiuta un pochettino a sopravvivere nelle ore più calde della giornata. Tutta una serie di questioni legate a quello che un ecosistema può in qualche modo provvedere, dare per erogare per le necessità di una comunità, che però a quel punto deve essere una comunità, una cittadinanza attiva nel volere questo, nel porsi come, come attore principale tramite soprattutto il diritto alla partecipazione, attore principale nel volere e realizzare questo. A questo punto una vecchia diatriba che c'è, quella della diatriba fra la città è ecosistema o non è ecosistema, no? Questa è una vecchia storia per gli ecologi, io ho una formazione da ecologo per cui mi riferisco un po' a queste che sono le mie delle antiche discussioni nell'ambito delle mie discipline. La città è un ecosistema o no? La città è un ecosistema nel momento in cui noi diamo la possibilità a quello che c'è in città di vivere in una maniera sistemica. Sarà sempre un sistema che ha un influsso energetico esterno, non potrà mai essere un ecosistema forestale che vive un'autonomia sistemica perché ha un ciclo di materia, un flusso di energia che lo rende indipendente rispetto al resto. La città comunque avrà sempre una parte di artificialità, di influsso esterno, ma quanto sarà più aderente a dei processi ecologici lo possiamo solamente decidere noi, realizzare noi. Ora, fatto questo tipo di premessa, volevo parlare un attimino del progetto che sta più a voi a cuore, quello del parco di Fano, visto che per una serie di motivi sono stato parte di questo. Come credo molti di voi sapranno, negli ultimi mesi era successo qualcosa per cui mi era stato chiesto di fare alcune aggiornamenti alle linee guida per la progettazione del parco, con una certa urgenza, anche con una serie di errori da parte del board politico, perché avevano in pratica
non compreso bene che il lavoro era già stato fatto, era già stato concluso e non doveva essere concluso di nuovo. Però delle volte capita di sbagliarsi, no? Delle volte capita anche un po' troppo spesso, però questa è una considerazione mia. Ebbene, l'aggiornamento è stato fatto secondo una serie di normative nuove che ci sono a disposizione nell'ambito della progettazione del verde urbano, e quindi è stato fatto questo tipo di aggiornamento, lasciando sostanzialmente invariato il tipo di documento, che è rimasto per la gran parte assolutamente invariato. E mi viene però da fare qualche piccola riflessione sul processo che è stato condotto negli anni passati. Allora, avevamo molte aspettative, io l'avevo come ricercatore, perché per me era una cosa molto importante poter vedere di realizzare un percorso partecipativo di questo genere, tra l'altro con una dimensione sociale che conosco, perché è quella della mia vita, insomma del mio riferimento, i posti dove ho vissuto, dove vivo. D'altra parte c'era molta aspettativa da parte di chi era in questo tipo di processo, è intervenuto a questo tipo di processo. E non c'è stata però un risultato adeguato rispetto alle aspettative. Cioè non c'è stato un risultato adeguato che abbia veramente portato a la realizzazione di quello che era l'oggetto, ossia di passare da uno spazio, che era lo spazio, chiamiamolo annesso, vicino, prossimo all'aeroporto, a un luogo che è il parco. Cioè, sarebbe diventato un luogo, passando da uno spazio qualsiasi, diventando un luogo determinato dalle persone che ci avevano investito. Bene, ancora questo risultato non c'è, e ancora questo risultato non c'è probabilmente perché c'è una serie di blocchi, di conflitti, di inganni anche, mi viene a dire, o di difficili interpretazioni rispetto a quello che è stato il percorso fatto insieme. Percorso fatto insieme che secondo me però non è fallito, non è stato fallimentare, almeno nella mia visione, è stato un percorso che ha portato comunque una serie di consapevolezze e anche probabilmente un'autorevolezza che è data dai documenti che sono stati poi promossi dal comitato, dalle persone che hanno portato avanti questo lavoro. Quell'autorevolezza che è data dal diritto alla partecipazione. Allora, a questo punto, nella mia testa, nella mia prospettiva, io sento che quello non è stato né un tempo inutile né un tempo che non ha portato a nulla, non ha portato all'identificazione finale del risultato che tutti quanti ci aspettavamo, ma secondo me può suggerire uno stile di lavoro che dovrebbe essere amplificato, su cui si può lavorare in maniera a questo punto tranquilla, cosciente, consapevole e ben buttando per aria una parte anche che è stata secondo me un po' un impedimento, sia una conflittualità molto forte. Una conflittualità molto forte che c'è stata nell'ambito dei tavoli, per chi c'era e se ne ricorda lo sa benissimo, ma anche una conflittualità negli ambiti della città. La partecipazione deve portare anche a una risoluzione di questo tipo di conflittualità, non perché tutti possiamo essere d'accordo su tutto, anzi, io con Fulvio Tosi non sarò mai d'accordo su niente, perché non ci possiamo vedere da un sacco di tempo, no? Siamo cari amici, per cui però comunque possiamo avere dei punti di conflitto e dobbiamo cercare di lavorare per sanare questi punti di conflitto. Cosa meglio di un parco, di una città verde, di spazi aperti e dove si respira, si gioca, si cammina, dove le bambine e i bambini di Fano, anche io ho partecipato una volta, mi sono stato invitato a uno degli incontri della città delle bambine e dei bambini di Fano e ho visto che ho potuto apprezzare la meraviglia di questo tipo di processo, no? L'importanza, la fondamentalità per ora e per il futuro di questo tipo di processo. Bene, qual è il posto migliore che uno spazio aperto dove risolvere i conflitti? Va bene, aggiungo una piccola cosa, un'informazione penso interessante per chi ascolta. Chi volesse conoscere più da vicino direttamente l'area in cui è previsto questo parco urbano,
sabato prossimo avrà l'occasione di partecipare a una iniziativa organizzata dal basso, anche questa, sono le associazioni che in parte hanno collaborato in questa iniziativa partecipata, tra l'altro il Teatro dei Burattini, il BOF, Burattini Opera Festival, se dico bene, quindi per i bambini, chi ha figli piccoli o nipotini, li porti sabato prossimo al parco, e poi faremo anche una passeggiata per vedere sul terreno dove, come, perché, ecco, ci stiamo impegnando molte associazioni per realizzare dal basso, sulla base delle linee dettate da questo lavoro fatto, diciamo, negli anni passati, cosa prevedere come idea, non come progetto, come idea. Va bene, quindi chi volesse sabato prossimo. Allora io darei la parola a Luciano Poggiani, che potrebbe integrare alcuni elementi che riguardano in particolare l'aspetto naturale del nostro territorio. Luciano Poggiani, il presidente dell'Associazione Naturalistica Argonauta, diciamo che da molti, molti anni si dedica alla natura, conosce quasi tutto di Fano e dintorni, quindi è autore di molte pubblicazioni, non la faccio lunga, passo la parola a lui, prego. Allora, la parola è questa, a cui non so dare una risposta. Convivenza. Allora, convivenza, pensiamoci un momento. Allora, la domanda è questa: l'uomo, che è la specie dominante sul pianeta, può convivere con specie che non hanno la sua capacità di modificare il territorio, la sua virulenza, eccetera? Allora, da questa risposta è la sfida per la nostra civiltà. Se noi riusciamo a arrivare a una convivenza, la natura è una compagna. Se noi non riusciamo ad arrivare alla convivenza, la natura è una nemica, e vi assicuro che nell'arco non delle nostre misere vite, ma delle migliaia di anni, dei milioni di anni, la natura vince sempre. Vince sempre, quindi questa leggerissima ferita impressa dalle nostre forze, dalle ruspe, da tutto quello, viene tranquillamente cancellata. Quindi ci conviene convivere. Adesso il problema è proprio questo. Allora, riduciamo il problema a Fano, no? Perché Fano ha dei beni ambientali riconosciuti a livello europeo, quindi noi che cosa abbiamo tra i nostri beni ambientali? Abbiamo dei siti di importanza comunitaria, e sono, che poi i fanesi li conoscono tutti, sono il Metauro, la SIC del Metauro arriva fino al confine, fino alla chiusa, quindi il Metauro, poi un pezzo di Arzilla. Veramente, da quanto noi avevamo pensato, perché questa idea dei parchi del Metauro e dell'Arzilla risalgono al 1974, quindi sono passati 40 anni. In questi 40 anni tutto il pezzo dell'Arzilla dalla foce alla trave è stato perso, e quindi giustamente chi ha messo i confini della SIC si è fermato grosso modo nella zona del Ponte della Trave, con un pezzo in comune di Pesaro, a Santa Maria dell'Arzilla. Quindi abbiamo il Metauro, l'Arzilla, poi abbiamo la costa che ancora non abbiamo distrutto, che è quella della Baia del Re, quindi è una SIC, una ZPS che dalla Baia del Re, quindi dal quartiere Gimarra, arriva abbondantemente fino a Pesaro, prendendo anche dei pezzi di colline. Poi abbiamo dei piccoli frustoli, che sono i boschi, i piccoli lembi di bosco che ci sono qui nelle zone collinari. Da un punto di vista strettamente ambientale di valore, non c'è nient'altro, però un fanese, quando cammina per le colline, adesso vedo solo il sole, quando cammina per le colline di Monte Giove e di Prelato, sa di cosa sto parlando di un paesaggio molto bello. E quindi, se è la città bella, allora allarghiamo un pochettino. Allora Fano, come
si diceva Fano è bella, sì è bella, però è molto bello anche lo scrigno che c'ha intorno. Noi abbiamo la fortuna di avere una zona collinare ancora bella. Pensate invece a Pesaro come ha trattato la zona collinare lì di Montegranaro. Ancora è bellina, è bella. Dei corsi d'acqua che, passato il periodo di 10-20 anni fa, dove gli inquinamenti erano all'ordine del giorno, allora si diceva oggi che colore sarà l'acqua della Zilla? Allora sarà azzurro cielo, ma non azzurro cielo perché c'era una ditta che trattava l'alluminio e che scaricava direttamente nella Zilla questi prodotti. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi abbiamo un bene ambientale che, partendo da questo punto, arrivando nel punto più lontano in bicicletta, non supera la mezz'ora. Voi in mezz'ora arrivate dappertutto, quindi è a portata di mano. In questo ambito si verifica una cosa molto interessante, che dove l'uomo ha allentato la pressione che era costituita dalle cave e da altre opere di forte impatto, dove l'ha allentata, in vent'anni la natura ha rimarginato tutte le ferite. Se questo discorso io lo facevo negli anni 1980, io avrei ancora detto ancora ci sono il problema delle escavazioni eccetera. La natura ha ripreso tutto, quindi questa è la notizia bella. Dopo ci sono quelle brutte. La notizia bella è che la natura si è ripresa tutto. Dove si fa molta difficoltà portare dei bambini al Metauro e dire guardate che qui questo era un piazzale di cava. E qui non c'era niente, non c'era un filo d'erba, c'erano gli impianti che macinavano, eccetera. Adesso è un bosco, tranquillo, con tutta l'erba, tutta a posto. Quindi, costo zero. Un'altra cosa che abbiamo imparato duramente è che molto spesso i restauri ambientali sono dei soldi sprecati. Mi fa molto... io avevo delle convinzioni, no? Però un po' alla volta le sto modificando. La natura in certi punti non ce la fai più, dove ci sono cave di pietra e non devono passare le decine di anni, ma qualche centinaio di anni. Comunque, nelle nostre zone si è ripreso. Quali sono le cose negative? E poi finisco. Le cose negative sono dove la pressione umana ancora è molto forte, cioè nelle zone di espansione industriale, nelle zone dove si sta urbanizzando, nelle zone dove il nostro amico sole, che è molto è la nostra vita, però ha generato impianti fotovoltaici a terra estremamente impattanti. Voi provate a girare per le colline e vedete che il paesaggio è completamente cambiato. Allora io devo dire grazie sole, però mi sarebbe piaciuto anche una legge che tutelava di più la zona collinare. Però non posso dire male del fotovoltaico, ovviamente. Quindi, allora, ritorniamo al punto iniziale e poi smetto. Allora, la convivenza ci deve essere. Noi non potremo mai vincere, ma dobbiamo lavorare con i ritmi della natura, che sono dei ritmi estremamente rigidi. Chi sgarra di un millimetro è punito duramente. E quindi, se noi capiamo i ritmi della natura, praticamente godremo di tutto quello che ci sa dare la natura. Se noi cerchiamo di fare i furbi o cerchiamo di dire che siamo potenti, in realtà quando allentiamo la nostra pressione la natura si riprende tutto. In quelle che erano le zone intorno a Fano dove il lavoro umano era molto duro e molto capillare, cioè le zone agricole, il cambiamento è stato terribile per due motivi. Uno, che appena l'uomo abbandona quella casa,
quella casa colonica, dopo di 4-5 anni il tetto comincia a cedere, quindi cade giù, e poi la casa diventa un luogo adatto per i barbagianni e poi si viene riassorbito. Il campo coltivato, arrivano i semi degli alberi e diventa un bosco. Dove invece l'uomo ancora premia forte, allora c'è l'agricoltura intensiva che fa esattamente il contrario. Butta via tutte le siepi, fa delle monoculture e quindi vedete che sono due giochi in antitesi. Se noi fossimo un pochettino più acculturati e più furbi, noi andremmo dalla parte della natura facendo certe cose e non altre. Per esempio, quando... No, dopo comincio a parlare di cose che non... Cioè, volevo anche distruggere due o tre miti, ma però lo faremo la prossima volta. Basta. Allora, se intanto l'architetto Stolfa volesse rispondere a quella mia domanda di prima, intanto si prepara Luciano Benini. No, quanti impiegati avete lì a Pesaro che si occupa di viabilità? Tanto Luciano Benini. Ma io ogni volta che vedo Paola Stolfa penso a come avrebbe potuto essere Fano e come non è. No, vi spiego perché. All'inizio, nel 1982 nasce a Fano il progetto Fano Città dei Bambini e delle Bambine. E in tutti gli anni 90 Fano è stato davvero un faro, non solo per tantissimi comuni della nostra zona, ma anche proprio comuni italiani, persino all'estero. E anche negli anni 90 Fano ha fatto delle cose molto belle. Io, quando pochi giorni fa ho visto quella cartina della Bicipolitana di Pesaro, ho pensato di come sia possibile che Fano, che era molto più avanti di Pesaro sull'idea, sulla progettualità proprio di realizzare una rete di piste ciclabili, sia rimasta al palo. Noi abbiamo avuto gli ultimi 10 anni proprio di morte civile su tutti i settori di cui stiamo parlando in questa fiera della sostenibilità e di cui parliamo in questi anni. Se penso che nel 2004, e la butto in politica e la faccio breve, ma cerco, secondo me è importante buttarla in politica. Nel 2004 uno dei motivi principali per cui la Giunta Guzzi ha vinto era la questione del traffico. Ora, la cosa è doppiamente paradossale, da una parte perché il traffico è ancora peggio di prima, ormai i cittadini si sono abituati, non protestano più, gli va tutto bene, ma è peggio di prima. Ma il paradosso sta nel fatto che non si discusse di mobilità e quindi nella logica di Fano Città di Bambini, prima penso alla mobilità dei pedoni, poi a quella dei ciclisti, poi a quella pubblica e infine a quella delle auto private. No, tutto si discusse appunto sulla questione del traffico privato. Ecco, io sogno che nella prossima campagna elettorale i temi su cui ci si confronterà siano esattamente quelli che abbiamo discusso in questi 3 giorni della Fiera della Sostenibilità. Ieri mattina c'è stato un bellissimo convegno sulla questione energetica, che è una delle principali questioni di un comune. Non c'era un assessore, non c'era un dirigente del comune, non c'era un dirigente di ASET, ed era tutto rivolto alla questione energetica, di che cosa può fare un comune nel settore energetico. Proposte bellissime, un sacco di fondi europei, Fano zero. Io vorrei che nella prossima campagna elettorale si discutesse di come realizzare il parco, di come gestirlo e di come integrarlo con quella rete di piste ciclabili che sogniamo da 15 anni, di cui non abbiamo visto negli ultimi 10 anni neanche un metro. Io sogno una campagna elettorale in cui la campagna Salviamo il paesaggio diventi il cuore del ripensamento di un piano regolatore che ha previsto Fano da 100.000 abitanti, quindi una cosa paurosa, quasi che quei vuoti di cui si parlava prima bisogna per forza riempirli con un po' di cemento, dando qualcosina a tutti. Ecco, io per questo la voglio buttare in politica, perché se le cose che abbiamo discusso in questi 3 giorni della Fiera della Sostenibilità e che discutiamo ormai da 8 anni non diventano temi politici, non diventano il cuore della discussione politica, noi facciamo dei bei convegni, dei bei confronti fra di noi, ma non riusciamo mai a mettere in pratica quelle cose molto belle che sentiamo dire. Allora io quella cartina di Pesaro
Non dico che mi fa rabbia per Pesaro, sono contento per Pesaro, ma mi fa rabbia perché noi avevamo tutte le capacità, le possibilità di realizzarla a Fano e non ci abbiamo niente. Ecco, per questo spero che la campagna elettorale che si aprirà nei prossimi settimane, di cui ci sono anche qui, vedo qualche autorevole esponente, sia tutta centrata sui temi che abbiamo affrontato proprio in questi tre giorni. Sì. Vi chiederei di interloquire con i nostri ospiti, perché così almeno va bene. Ha chiesto di parlare la Fernanda Marotti. Prego. Sì, sì. Terza, sì. Salve, Fernanda Marotti. Allora, io anch'io la butterei in politica, come ha fatto, come ha accennato Luciano Benini. Non vi vedo praticamente, ma perché il sole che mi impedisce di vedervi. Comunque, ecco, vorrei fare un paio di considerazioni. Dunque, la progettazione partecipata è qualcosa di cui in questa città, che è stata pioniera da questo punto di vista, si parla da tantissimi anni, e tuttavia è una città nella quale sono fioriti tantissimi comitati, associazioni, movimenti. Io credo che se la progettazione partecipata fosse un valore di cui la politica si fa carico, tutti questi sforzi da parte dei cittadini non sarebbero stati necessari. Quindi io credo che se la progettazione partecipata diventerà effettivamente, oltre che qualcosa che i cittadini chiedono, qualcosa che la politica in effetti agisce, questo nostro sforzo immenso, quotidiano, continuo, che da anni moltissimi cittadini stanno facendo, molti sono qui presenti, ci potrebbe essere risparmiato, diciamo, soprattutto agito in maniera, come dire, sempre contro. Spesso noi ci sentiamo rimproverare di essere il fronte del no. Quando non è così, noi riempiamo quel vuoto, i comitati, le associazioni riempiono quel vuoto, purtroppo, che una politica non attenta ai bisogni reali crea. Io mi sono occupata molto della città, sia per quanto riguarda, vi dico i temi di cui mi sono occupata, la questione del Fosso Seiore, quindi della costruzione di un ospedale di 600x600 posti letto per acuti a metà strada tra Fano e Pesaro. Non sono neanche così sicura che tutti lo sappiano, perché nonostante uno sforzo di 2 anni, voi sapete che abbiamo fatto tanti comunicati stampa, manifestazioni, iniziative, eppure io spesso, quando parlo con le persone, non sono consapevoli del rischio che sta per accadere, ovvero che la parte, diciamo, a vocazione turistica vincolata, interessantissima dal punto di vista paesaggistico, l'emergenza geomorfologica, il colle, tutto questo sta per essere distrutto sostanzialmente, o comunque molto rovinato, da un ospedale che porterebbe con sé un indotto di persone al giorno di 2500 persone che vanno e vengono, tra pazienti, addetti ai lavori. Nella delibera di approvazione di questo, della localizzazione, che è stata fatta a gennaio 2012, si parla proprio che questa è un'occasione per fare città, ve lo cito virgolettato, proprio per quei servizi aggiuntivi che un ospedale porta con sé. Questo è uno dei temi. L'altro tema di cui mi sono occupata moltissimo sono le terme di Carignano, che sarebbero state, anche lì c'era un progetto molto di cementificazione, chiamiamolo così, abbastanza importante, dove oltre allo sviluppo delle terme si prospettava però anche la costruzione di una parte molto consistente di abitazioni. Per fortuna la sovrintendenza, così tanto denigrata da alcune persone ultimamente, la sovrintendenza ha approvato la parte di progetto che era congrua con le funzioni termali, compreso anche l'albergo ed altre attrezzature, e ha bloccato le parti non congrue, le parti relative alla residenza, e il progetto, come voi vedete, è fermo. Non è un caso, il progetto. Noi le ultime notizie che avevamo è che vi era un ricorso al TAR da parte della proprietà, perché naturalmente vuole realizzare l'intero intervento, non abbiamo altre notizie, comunque insomma fatto sta che l'intervento al momento non si fa. Dunque, progetti abbastanza, come posso dire, almeno per chi come me, come molti di noi, pensa che il cemento abbia fatto il suo tempo, che l'economia non debba essere legata, cioè non si può pensare di fare un ospedale perché rilancia l'economia, ecco, questa è una cosa che io ho sentito dire spesso e che per me è abbastanza, è inquietante, molto, ecco.
Quindi quello che io ho notato è che nonostante 500 persone abbiano manifestato, fosse 6 ore, nonostante per le terme poi abbiamo fatto manifestazioni, le persone venivano 200-300 per volta, nulla, nessun tavolo si è aperto con i cittadini, nessun tipo di ascolto si è sviluppato, devo dire neanche tanto dalle, a parte alcune forze di opposizione, come appunto quella rappresentata da Bene Comune, insomma direi che nemmeno l'opposizione ha tutto sommato ascoltato, quindi insomma certamente la progettazione partecipata qui è ancora un'utopia in questa città secondo me. Due raccomandazioni: una è che quando dovesse diventare una realtà si integrassero i temi, cioè il cemento, comunque l'urbanistica, la viabilità sono un problema molto importante a cui però bisogna prestare la stessa attenzione con lo stesso metodo della partecipazione anche ad altre questioni, prima di tutto la questione energetica, che come voi sapete tra gli impianti a biomassa, i pannelli fotovoltaici eccetera, rischia di trasformare molto il nostro territorio. Come ha detto bene qualcuno, non possiamo più limitarci soltanto al nucleo urbano, ma dobbiamo sempre pensare al territorio quantomeno in un'ottica di area vasta, e aggiungo anche il tema della sanità, che anche quello è strettamente legato alle trasformazioni del territorio, quindi integrare i temi e anche fare attenzione un po' alle promesse. I due progetti di cui mi sono interessata, quello dell'ospedale a Fosso Seiore, anche quello delle terme ed altri, sono sponsorizzati, diciamo che hanno tra i promotori il Partito Democratico, quindi vedo che qui è presente anche il segretario del Partito Democratico di Fano, quindi domanda secca: posizione sull'ospedale unico a Fosso Seiore, posizione sul casello di Fano Nord. Queste sono le due future decisioni che interesseranno lo sviluppo di questa città, rischiano di trasformarla, e mi piacerebbe sapere che cosa ci aspetta. Facciamo un primo piccolo esperimento di democrazia partecipata parlandone insieme qua, in modo che usciamo almeno con qualche notizia. Grazie, scusate se mi sono dilungata. Allora, si prepari Monia Andreani, si prepara, intanto do un attimo la parola all'architetto Stolfa. Beh, era solo una nota, ma che non richiama l'ultimo intervento, rispetto al, non mi ricordo come l'avevi chiamati, i non luoghi, i vuoti urbani. La qualità e la bellezza di una città, secondo me, si misura tanto dalla qualità degli spazi vuoti, dei vuoti urbani, che andrebbero anche ripensati. Adesso abbiamo detto dall'inizio che Fano è una bellissima città per il suo bel centro storico, che ha già tanti elementi caratterizzanti e che lo fanno diventare un luogo con forte identità. Sicuramente in questo, nelle periferie di Fano, ma non solo, e per fortuna a Fano ancora non abbiamo delle periferie degradate o eccessivamente brutte tra virgolette, occorrerebbe un'attenzione maggiore alla qualificazione degli spazi urbani, quelli che si chiamano anche in più architettese i non luoghi, perché non hanno una caratterizzazione anche estetica e funzionale abbastanza caratterizzata. Ma questo è finalizzato non soltanto a un discorso di riempire gli spazi, ma anche di funzionalità e di possibilità di frequentare quegli spazi. In questa direzione l'arredo urbano non è una banalità, anzi ha una valenza molto importante per ridare qualità anche a quei luoghi, non luoghi, delle periferie. E questo serve tanto anche per dare l'identità dei luoghi, per rinverdire, rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi in cui vivono.
Naturalmente questo è un discorso ampio, ma il senso di appartenenza, che può derivare anche da un processo di partecipazione, perché no, anzi è uno degli obiettivi principali, quello di restituire senso e di rafforzare il senso di appartenenza a un luogo, determina anche una responsabilità civica nei confronti di questi luoghi, che sicuramente aiutano nella gestione poi della città futura. Se i cittadini sono abituati ad attraversare i non luoghi senza sentirli propri e senza viverli appieno, sono sicuramente dei luoghi che facilmente si degradano e vengono abbandonati se non sono frequentati. Quindi dare qualità e caratterizzazione ai luoghi è una cosa, un altro elemento molto fondamentale per me. Un'ultimissima cosa, volevo ringraziare Benini perché ha esagerato col discorso della città dei bambini o con me personalmente. Io sono convinta che il progetto Città dei Bambini sia sempre stato sottovalutato, non solo a Fano ma a scala planetaria, se voglio, vorrei esagerare anch'io, perché il progetto di Città dei Bambini, tre parole, è un progetto per la città. Cioè è un progetto che vede coinvolte tutti i settori dell'amministrazione, quindi è un progetto sicuramente integrato, non riguarda soltanto l'andare a piedi dei bambini, ma come i bambini vivono tutti gli spazi urbani, la socializzazione, la possibilità di muoversi ma anche di incontrare altre persone. Ed è un progetto che non riguarda solo i bambini e non è destinato ai bambini. Anni fa, per esasperare il concetto, per farlo capire meglio, dicevamo che noi utilizzavamo i bambini perché l'obiettivo finale, ma noi lo dicevamo che lavoravamo con i bambini, perché l'obiettivo finale era quello di far capire che se una città è a misura, se vi ricordate questa parola, lo slogan, di bambino, è a misura di tutti gli altri cittadini. Torna fuori il discorso della misura. La misura cosa vuol dire? Che deve essere adatto alle persone. Adatto ai bambini vuol dire adatto a tutte le persone della città. Questo è un progetto molto ambizioso e molto vasto che investe tanti settori, non soltanto quelli del verde o della mobilità, ma sicuramente più ampi. Monia Andreani, poi riprende la parola il professor Salvitano. Ah, grazie mille. Allora, grazie di questa opportunità di discussione, di approfondimento di oggi pomeriggio, che si introduce in una bella serie di dibattiti e approfondimenti. Ieri abbiamo discusso di sostenibilità, risorse umane, come noi possiamo essere risorse umane in un territorio che è il nostro, che è la nostra città, che è Fano, e oggi abbiamo approfondito proprio questo tema. Ieri si parlava di persone e di giovani in maniera particolare. Il problema della partecipazione mi interessa molto. Io vorrei fare una domanda e un intervento. Se noi parliamo di partecipazione, io mi occupo di democrazia deliberativa, la mia ricerca riguarda in particolare la questione della deliberazione etica, quindi su questioni veramente gravissime, ad esempio la bioetica e le scelte fondamentali della bioetica. Come si fanno queste scelte? Il conflitto è enorme, pazzesco, tra tutti gli attori presenti. Da un punto di vista di scelta politica, di discussione politica, di approfondimento, quindi partecipazione nello spazio pubblico, se noi diciamo partecipazione non diciamo tutto e niente, perché bisogna vedere quali sono le regole che si stabiliscono insieme per costruire processi partecipativi in cui il fine è la deliberazione, una deliberazione che deve affrontare il conflitto, non tenerlo fuori perché fa paura, perché non piace, perché va nascosto il conflitto, ma il conflitto c'è e sul conflitto bisogna lavorare, perché il conflitto significa che quella percezione, la percezione che varia da soggetto a soggetto, da soggetto che ha un ruolo pubblico sul territorio, anche se magari non fa l'amministratore ma è semplicemente una cittadina o un cittadino, dà proprio la misura, il senso di come quel territorio, quello spazio, quel quartiere, quella parte di città, la questione ad esempio del parco, è percepita, vissuta, desiderata, progettata in ciascuno di noi e nelle piccole reti.
Il problema di Fano, e qui vado, la domanda è: come avete fatto a fare la progettazione partecipata a Pesaro per la mobilità e la bicipolitana? Questo mi interessa, come avete fatto, perché a differenza di Pesaro, di quello che so di Pesaro, Fano è una città ricchissima di associazioni, di attività di costruzione dal basso, di percorsi partecipati. Cioè, noi la partecipazione la facciamo da parte delle associazioni e dei gruppi e dei comitati. Adesso in queste ultime settimane c'è proprio una rinascita di intrecci che coinvolgono soprattutto anche i ragazzi e le ragazze giovani, che siamo riusciti a intercettare grazie anche ad una miopia totale dell'amministrazione comunale di Fano, che assolutamente è un muro di gomma contro qualsiasi idea di partecipazione con regole. Perché vedete, la questione è: la partecipazione si fa quando si fanno insieme le regole, i metodi, si lavora sulla metodologia per poter andare ad un tavolo e poi a questo tavolo porre le diverse questioni e trovare delle soluzioni. Delle soluzioni che prevedono una mediazione che è sempre politica. L'amministrazione di Fano la mediazione con le associazioni, con i gruppi, non la fa. Perché nei momenti in cui si va a chiedere, bisogna chiedere da un punto di vista di sudditanza. Questo significa che non c'è nessun tipo di rispetto di quella che è in realtà la rete enorme, pazzesca, che da 20 anni lavora sul parco, che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni sta veramente continuando a progettare. Quindi la mia domanda è: a Pesaro come avete fatto partecipazione? Dateci delle illuminazioni. E poi vediamo insieme, però insieme, perché altrimenti non è partecipazione ma è chiacchiera, come poter fare qualcosa a Fano, che ben venga sia una questione politica per la prossima, diciamo, campagna elettorale. Sì, naturalmente io ho la lista aperta, se qualcuno vuole iscriversi, ben venga, Quindi passo la parola al professor Salvitano. Ma forse meglio rispondi subito a questo problema, aggancio sempre con la partecipazione. Allora, è un tema tosto, eh? Allora, a Pesaro non abbiamo fatto la bicipolitana in modo partecipato. Abbiamo fatto la bicipolitana. No, adesso sto estremizzando. Il discorso del coinvolgimento, chiamiamolo così, perché è vero che la partecipazione è una parola grossa, e l'ho detto anche quando prima l'ho introdotta. Il coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti della città che potevano essere, dovevano essere coinvolti in questo discorso della promozione della ciclabilità, chiamiamola così, perché al di là della rete infrastrutturale della bicipolitana il discorso è più sui comportamenti e sulle abitudini e sugli stili di vita dei cittadini, avviene attraverso momenti vari che si susseguono numerosi negli ultimi anni, non da ultimi tutte le iniziative che abbiamo fatto in questa settimana europea, ma già da tanti anni cerchiamo di coinvolgere i cittadini in iniziative di promozione, in una inaugurazione di una pista piuttosto che in una giornata nazionale della bicicletta, piuttosto che la settimana, coinvolgendo anche i quartieri direttamente nella promozione appunto di certi itinerari per raggiungere certi luoghi della città. Quindi la partecipazione in quel caso non c'è stata a priori sulla decisione di realizzare una rete di itinerari ciclabili. Questa è stata una scelta sicuramente dell'amministrazione, che è nata anche dalla redazione del piano regolatore degli anni, fine anni 90, diciamo, quando c'era Bernardo Secchi a Pesaro, e in quella occasione ho seguito altre iniziative di progettazione partecipata nei quartieri, che riguardavano delle parti di città, non tanto la scelta sulla mobilità ciclabile, però delle indicazioni sul fatto di poter raggiungere in modo alternativo, di privilegiare le utenze deboli e via dicendo. Sono questi segnali che secondo me un'amministrazione deve saper cogliere dai momenti di coinvolgimento. Non voglio chiamarlo partecipazione perché, come lei giustamente ha detto, partecipazione è una cosa grossa, mentre invece mi sento di però
può darsi che questo riguardi solo il mio settore di azione, diciamo così. Mi sento di sentire sul fatto che attraverso le occasioni di partecipazione si devono stabilire le regole prime. Quando io prima ho detto, su questo non sono d'accordo, quando io prima ho detto che la partecipazione deve essere strutturata, è perché ci sono da esperienze europee e statunitensi ormai di 50 anni fa delle metodologie di coinvolgimento dei cittadini su alcuni temi che sono ormai rodate, consolidate, sono le stesse che noi abbiamo utilizzato dentro la città dei bambini quando con i bambini progettavamo una piazza o uno spazio vuoto di una città piuttosto che la pista ciclabile, piuttosto che lo spazio verde. Sono delle metodologie ormai consolidate che non sono necessarie. Quando invece dicevo che la partecipazione diventa un boomerang, è che quando un'amministrazione rende possibile queste occasioni di coinvolgimento e di possibilità per i cittadini di dire la propria, di esprimere le proprie esigenze e via dicendo, poi se ne deve assumere la responsabilità. Non è necessario che l'associazione deliberi, ma l'amministrazione, raccogliendo tutti i segnali e tutte le cose che vengono da questi momenti di partecipazione, deve fare poi le scelte conseguenti, sia a livello progettuale che gestionale che di pianificazione più ampia e più a lungo termine. Quindi in questo senso è così io la vedo. Sì, la parola alla professor Salvitano e si prepara Franca Olivieri. Ma volevo dire altre cose anche rispetto agli interventi di prima, quindi però voglio seguire un attimo questa faccenda della partecipazione, perché un po' perché c'è stato un mio coinvolgimento attivo nel percorso che si è fatto a Fano per il parco, e un po' perché ho altre esperienze di progettazione in questo senso qui che mi fanno fare una serie di riflessioni. No, anche il regolamento del verde di Pesaro è stato fatto su base partecipativa e ero anche coinvolto in questo processo, così come abbiamo fatto altri processi a Rimini, a Savignano sul Rubicone, sempre per la realizzazione di parchi o di percorsi naturalistici in aree protette. E la faccenda delle regole del gioco è un aspetto assolutamente importante, che è parte integrante del percorso partecipativo. Bisogna stare però un attimino attenti, secondo me, a identificare bene o guardare bene che sono i vari attori che entrano nel percorso. Nel caso per esempio del parco di Fano, quando io sono stato coinvolto per seguire questo processo, l'allora assessore ai lavori pubblici, che era poi il committente dell'innesco del processo, Marco Paolini, non è stato coinvolto, non è entrato nei tavoli, non ha partecipato alle questioni. Gliel'abbiamo chiesto noi in qualche modo, perché non sarebbe stato un punto di troppa prevaricazione in qualche modo, no? Anche se il comune in questo caso era stato un iniziatore insieme con le associazioni, perché poi l'inizio del processo è stato fatto insieme con le associazioni, e in questo caso era chiaro che era necessario tenere fuori. Quindi le regole del gioco si sono sviluppate nel corso del lavoro, però delle volte ci sono dei punti di critici che non si riescono facilmente a superare, e che si superano o si possono cercare di superare solamente quando si ha una certa esperienza in campo partecipativo. Prima la Paola raccontava dell'esperienza con la città dei bambini e bambine, che è stata veramente un'esperienza importante a livello nazionale. Io mi ricordo negli anni 90, quando ho cominciato a occuparmi per ricerca di queste cose qui, l'esperienza di Fano era un'esperienza all'avanguardia sicuramente. Però per esempio ci sono una serie di tecniche partecipative che si possono mettere in atto. Non so, per esempio nel caso di un progetto a Rimini abbiamo utilizzato le tecniche di Open Space Technology, che è una tecnologia specifica, una tecnica specifica di partecipazione. Bene, bisogna un attimino concertare nel processo insieme con loro.
C'è un aspetto che invece volevo tirar fuori e che secondo me è altrettanto importante, che è quello è qual è il ruolo dell'amministrazione politica della città, perché questo ruolo è una questione che dobbiamo chiarire, no? E che credo anche gli amministratori politici vogliano o debbano chiarire, no? In questi percorsi qui. Ovviamente la dimensione politica è una dimensione garante ed è una dimensione di stimolo di queste questioni, cioè deve farsi carico di stimolare questo tipo di aspetti e secondo me deve farsi carico di stimolare questo tipo di percorsi, perché sono i percorsi che sono proprietà della città, delle persone, sono il loro modo di essere coinvolti in una maniera che non è semplicemente quella rappresentativa, ossia di mettere una croce su un nome o su una lista il giorno delle elezioni. E allora questo qui è un modo anche per il board politico di tastare il terreno, di sentire il polso della città che parte, e quindi è una ricchezza. Poi invece volevo dire solamente due cose brevemente, senza parlare troppo di nuovo, sulle cose che sono state dette. No, io mi riferivo all'esempio dell'ospedale di Fosse Signore quando parlavo di fare città, e quindi hai citato giustamente quella che è la questione della delibera, ossia il virgolettato della delibera. In questo senso, secondo me, è anche un segnale molto grosso che viene posto alle amministrazioni politiche, e torno di nuovo alla sfera politica, perché abbiamo da una parte un diktat di tipo regionale su dei poteri forti, ovviamente, perché ci sono delle miliardi di euro coinvolti in termini di quello che sarà costruito e quello che sarà trasformato, una cosa e l'altra. E dall'altra abbiamo il parto di un topolino rispetto all'investimento che viene proposto. E soprattutto, secondo me, è necessario riflettere, e questa è un'occasione per riflettere, anche quella dell'ospedale unico, su qual è l'economia del territorio che stiamo vivendo e che tipo di prospettive, di visioni economiche. Non ci sarà mai una soluzione unica, ovviamente. Non è che l'ospedale unico, se verrà realizzato, risolverà i problemi economici del territorio. Non ne risolverà neanche, secondo me, un milionesimo, questa è un'impressione mia, va bene, ma quali sono delle opzioni economiche effettive? No, parliamo, sì, diciamo no a alcuni progetti, diciamo no ad altri, e io ho partecipato alle prime riunioni per Carignano, ho partecipato a Vallugo, la Terra Nostra, sono stato uno degli urlatori a Vallugo, ero tra i 500 che ha camminato sulla Fossa 6 ore, per cui non mi dire indietro rispetto a queste cose qui, ma delle volte dobbiamo essere propositivi nel dire: ma allora facciamo in modo che quella natura che Poggiani ci raccontava molto bene, importante, che tipo di opzione economica può rappresentare per noi? Ora siamo di fronte a dei nuovi sistemi di finanziamento europeo, dall'Horizon 2020 al nuovo piano di sviluppo rurale, che coinvolge a questo punto anche gli ambiti urbani e il paesaggio nei dintorni delle città, dove ci sono veramente delle misure che possono essere fondamentali dal punto di vista di promozione economica del territorio. O ci giochiamo su queste, oppure ci raccontiamo un sacco di stupidaggini per 3 o 4 giorni che ci fanno piacere, ci divertono, e poi tanto si sa che l'economia si fa solamente facendo il capannone, facendo questo o quest'altro. Guardiamo il fotovoltaico o l'eolico. La provincia del sole e del vento, questo era il logo, no? Il logo della provincia di Pesaro. Ma se fosse stato fatto un piano a livello provinciale di qualità dell'ambiente per decidere le collocazioni del sole e del vento, e questa è la politica che doveva fare, cioè diventare attore di tutto il territorio per scegliere al meglio il futuro. E invece sappiamo come è stata fatta la cosa, perché abbiamo le intere mezze vallate coperte di pannelli solari in zone dove evidentemente non sarebbe stato caso di farlo. E giunge a proposito la Franca Olivieri, perché fa parte del comitato Salviamo il Paesaggio. Io mi chiamo Franca Olivieri, sì, facevo parte del comitato Salviamo il Paesaggio, adesso faccio solo la nonna, quindi vorrei parlare da cittadina e non da rappresentante provinciale del forum. E io ho fatto parte di diversi comitati, anche del comitato di Carignano. Io avrei una domanda per il professor Salvitano, che è una domanda
importante secondo me. E lei ha parlato della Carta di Milano, professore, ha parlato anche di Natura 2000, no? Della rete Natura 2000, quindi ha parlato di vincoli che ci sono e che vanno rispettati. La mia domanda è: chi si preoccupa di far rispettare questi vincoli? Qual è l'ente che deve farli rispettare? Noi purtroppo abbiamo visto che la soprintendenza è sistematicamente delegittimata. Parliamo del casello di Fenile, parliamo di Carignano, è sistematicamente delegittimata, anche con, diciamo, motivazioni speciose che non hanno contenuto, perché comunque la soprintendenza è un ente che rappresenta lo Stato. Adesso, questo nostro Stato, possiamo dire tutto quello che vogliamo, però va rispettato, perché siamo cittadini italiani. Quindi io le chiedo, chi ci assicura che questi vincoli che siano rispettati? Per esempio, nel caso di Pesaro, della Xanitalia, una legge regionale è stata modificata ed era una buona legge regionale, perché questa legge chiedeva che, mi pare il 75%, finché non fosse stato costruito il 75%, non era possibile fare varianti, no? In quella zona lì, quindi nella zona della Monte Labatese. Viceversa, questa legge è stata modificata e, diciamo così, per alcune realtà che passano attraverso lo sportello unico delle imprese, ma questo comunque è una scappatoia e noi sappiamo che a tutt'oggi purtroppo in Italia, nella nostra regione e nella nostra provincia, molte cose sono state fatte proprio in questa maniera, trovando la scappatoia o il modo per aggirare una legge. Chi ci tutela? Ecco, questa è la mia domanda, grazie. Allora, mentre aspettiamo Lucia Magrini, che sarà prenotata ma non vedo, do la parola al professor Salvitano, così in presa diretta. È una bella domanda, chi si tutela? Perché io credo che in Italia, dal livello nazionale, e vabbè, quindi in Europa, dal livello continentale, in Italia e a livello regionale e locale, abbiamo probabilmente uno degli schemi normativi più interessanti dal punto di vista di tutela sia del paesaggio che dell'ambiente, ossia ci sono tanti meccanismi di tutela che possono garantire una buona tutela, ora faccio delle facce strane perché ho il sole proprio avanti, cerco di guardarti ma non cosa, va bene, non importa, tranquilla, sopporterete le mie facce strane. Il problema, credo, ed è un problema che non metto sicuramente in valore o sottolineo io, che sono l'ultimo degli arrivati, è che regolarmente al paesaggio o all'ambiente viene dato un concetto di conservazione, nel senso più retrivo del termine, piuttosto che di tutela attiva. E quindi a quel punto la tutela attiva prevederebbe o può prevedere una serie di messe in valore del paesaggio, dell'ambiente, che normalmente non vengono, ma con questo non voglio dire che bisogna trasformarlo, intendiamoci, tutela attiva è proprio quello, ossia mettere in valore perché diventino delle opzioni sul territorio dal punto di vista attivo. Tre giorni fa ero a Bolzano per una conferenza di selvicoltura e ecologia forestale, una società di cui sono parte, e c'era l'esperienza della provincia di Bolzano rispetto al paesaggio e alla tutela del paesaggio. Lì, secondo me, è un esempio molto buono di come una comunità locale piccola, perché la provincia di Bolzano non ha un territorio, sarà come dimensione di abitanti, siamo più o meno come la provincia di Pesaro, forse qualcosa in meno, grosso modo. Come una comunità si fa carico del proprio territorio, il presidente della provincia si fa carico di quello che vuole la comunità e mantiene, realizza quello che normativamente è garantito. Cioè è l'amministratore locale che è l'ultimo referente di questo e ovviamente può dare una mano alla sovrintendenza. E lo so, però se non ci crediamo e non lavoriamo su questo, veramente andiamo poco distante, perché è l'amministrazione locale, è il punto nodale di rapporto con la proprietà. Il paesaggio è un bene di tutti, è il bene comune, ce lo diciamo da un po' di tempo, no? Poi sappiamo il paesaggio, quante volte lo diciamo, se è il bene di tutti è l'amministrazione locale che deve essere garante di questo. E allora a quel punto la tutela attiva passa
deve passare attraverso questo tipo di aspetto, però viene monitorata da noi. Cioè, sono io che faccio il monitoraggio di quello che succede in provincia di Pesaro e trovo gli strumenti per bloccarlo. Però gli strumenti di tutela ci sono. E dopo ci sono, se la regione Marche fa una modificazione di una norma per favorire l'Acciaio in Italia o per cambiare questo tipo di questione, o se si appella al piano dei porti perché è svincolato dalle normative ambientali, perché sappiamo che i porti sono svincolati rispetto alle normative ambientali per fare il porto di Vallugola secondo delle indicazioni privatistiche, bene, bisogna far presente agli amministratori regionali che stanno sbagliando, che stanno andando contro ai desideri della cittadinanza, perché la cittadinanza non è un soggetto passivo, è un soggetto attivo, e se non riusciamo a mettersi attivamente in questo, non semplicemente dicendo no, ma trovando gli strumenti, a Vallugola si erano trovati gli strumenti, a Carignano si sono trovati gli strumenti in qualche modo, bisogna trovare questi tipi di strumenti, secondo me. Siamo noi che tuteliamo il paesaggio. Va bene, io non ho altri iscritti, se qualcuno volesse intervenire, a commentare, a integrare, è ben accetto. In mancanza di altre persone disponibili, io direi di chiudere qui l'incontro. Ringraziamo il professor Salvitano, l'architetto. Se mi dà la parola, io la parola è ben accetta. Prego. Dunque, Stefano Marchegiani, segretario del Partito Democratico. Intanto io sono venuto per ascoltare, per imparare cose che condivido da lunga data, quindi qua mi pare che siamo, adesso non ci conosciamo tutti, però chi viene in genere in questi convegni condivide un humus culturale, un atteggiamento nei confronti della trasformazione della città, del territorio, delle prospettive che abbiamo davanti, quindi la parola sostenibilità, non solo un imperativo, può diventare una risorsa economica per uno sviluppo vero. Dall'altro canto noi dobbiamo renderci conto che in una complessità che stiamo vivendo, che ci distingue in peggio anche dagli altri paesi dell'Europa, in un paese colpito dalla fortissima recessione economica che non riesce ad agganciare un minimo di ripresa e non ha un governo che, nonostante la nostra partecipazione, possa avere un'autonomia di giudizio e di slancio con la forza che servirebbe, per i problemi che conoscete bene, le tematiche che sono state sollevate qui, tutte condivisibili, impattano nella gestione amministrativa del quotidiano. Si diceva prima, il problema dell'ospedale è unico. Allora, noi come Partito Democratico siamo per difendere e salvaguardare la sanità pubblica, è un principio. Una sanità pubblica, badate bene, che non sarà più proprio come prima, ma avrà la compartecipazione del privato in tutta Italia, perché non è sostenibile a livello di costi. Ora questo ci può piacere, non ci può piacere, ma sono dei dati economici spietati, per cui si può fare un'agitazione di principio o cercare di, combattendo molto dalla base, il Partito Democratico di Fano lo fa da tempi non sospetti all'interno di un'amministrazione regionale che vede la nostra partecipazione e che decide d'imperio una riforma sanitaria di Marche Nord, che è una riorganizzazione che passa attraverso alcuni punti. L'ospedale unico è un passaggio obbligato, ce ne siamo convinti, perché un progetto alternativo di riqualificazione dei nosocomi esistenti è insostenibile economicamente. Nella fattispecie, i 30 milioni di euro necessari per la manutenzione dei due principali nosocomi non ci sono più, ce ne sono 3 milioni e mezzo. Questi sono i dati che abbiamo noi, come avete voi, dalla fonte, speriamo che siano veri, ci dobbiamo fidare dai dirigenti, dice, insomma, che li dice queste cose. A questo punto deve scattare un progetto di sostenibilità. Allora, un ospedale unico per acuzie di 600 posti è sufficiente,
non è sufficiente, è un ospedale nuovo, un ospedale che costa circa 200 milioni di euro che vanno trovati, vanno reperiti, ci sono meccanismi assai poco bene o per nulla comunicati alla collettività, quindi altro che partecipazione. Noi a malapena sappiamo con interlocuzioni un pochino più privilegiate lo stato delle cose e ci stiamo preoccupando di comunicarle quanto prima, quando saranno i dati ufficiali, perché i processi vanno avanti. Dopodiché c'è la localizzazione che coinvolge, guardate bene, diverse governance, quella regionale, quella della collettività di peso di cui l'architetto Stolfa è una dipendente, e il comune di Fano, che invece è una giunta di centrodestra. Quindi una governance di centrosinistra, un comune leader di centrosinistra e un comune di centrodestra, che hanno accordato una gerarchia sulla verifica provinciale di luoghi secondo le caratteristiche geologiche, ambientali, di impatto, viabilistiche, che mette al primo punto un luogo che a me personalmente non ha mai convinto, per i problemi che conosciamo tutti e non c'è bisogno di spendere due parole in più, che è Fosso Seiore, cioè un pilastro a Pesaro, un pilastro a Fano. Capiamo bene le ragioni forse vere che hanno consentito una mediazione altrimenti inconciliabile. Ricordo che l'unico sindaco che non ha portato al dibattito in consiglio comunale questa scelta è il sindaco di Fano, per cui Fano non ha avuto nemmeno l'occasione nella sede preposta di opporre, modificare, richiedere qualche spiegazione. Si è chiusa in questo modo. Ora, non conosciamo il progetto, io ho notizie che, perché noi cosa abbiamo detto? Non condividiamo nella sostanza il luogo, perché è un luogo vocato a ben altre cose, l'abbiamo detto all'interno, e adesso io al congresso del 13 luglio ho detto che terremo le mani libere, siccome siamo, mi pare, il 22 settembre, dateci tempo, no? Perché se questo deve diventare un processo del Partito Democratico abbiamo poca strada di migliorare. La mia impressione è che una scelta fatta a tutti i livelli, se non viene modificata strumentalmente da qualche forza che vuole prendere un po' di voti durante la campagna elettorale, è una scelta fortemente unitaria che lega la città di Fano e la città di Pesaro e che fa scattare una serie di reazioni in quell'entroterra che è collegato con la politica sanitaria, dove le cose non sono affatto risolte, quindi le cose non stanno andando bene. Noi mettiamo dentro questo ragionamento chiedendo la massima garanzia di tutela del progetto del paesaggio, vediamo le tecniche anche, perché poi qua io voglio essere pragmatico, se si arriva a una situazione decisa la mia preoccupazione è fare il migliore progetto per quel luogo. In questo, la domanda che facevi Fernanda, se si fa l'ospedale lì è ovvio che bisognerebbe, sarebbe meglio avere il casello. Se il casello impatta bisogna studiare una viabilità, perché la sovrintendenza giustamente dirà di no e deve dire di no se non va bene, però bisogna studiare da subito una viabilità che consenta la vivibilità di quell'ospedale, l'uso di quell'ospedale. Tutte queste informazioni noi adesso le stiamo chiedendo, e le stiamo chiedendo già da stasera in via pubblica, le chiederemo in un convegno che chiederemo presto all'assessore con la cittadinanza, in modo che questo sia un progetto che è già stato deciso in qualche maniera, che ha già dei modelli, almeno due progetti sembra siano arrivati, sembra che siano stati redatti sulle caratteristiche del sito, io non li conosco personalmente, chiederemo che vengano esposti al pubblico con tutti i nessi connessi. Questo credo che un partito che metta prima i cittadini del proprio simbolo possa fare oggi. Certo che io avrei preferito che l'ospedale fosse a Fano o addirittura fosse a Pesaro, ma in un luogo dove poi invece geologicamente non è valido manco quello. Quindi il fatto di confrontarsi con le reali condizioni che la politica pone ci consente, oggi che siamo forse non all'anno zero ma all'anno 10 in cui dibattiamo questa situazione, di sperimentarla sul campo, perché non siamo in un campo solo teorico, dobbiamo, come dire, entrare nel merito delle questioni che vengono decise in altra sede. Per esempio ricordo che noi nella vicenda sia dei pannelli fotovoltaici che delle biomasse siamo stati contro la regione, ci siamo smarcati per quello che può servire anche con l'autorizzazione del segretario provinciale, perché non coinvolti, perché avevamo chiesto un piano di programmazione delle strutture sul territorio, cosa che non è stata fatta. Quindi adesso qui voglio dire, per la situazione che ci troviamo a gestire come forze diverse, con animi diversi per carità, ma con la possibilità
di mettere in campo cose che il centro-sinistra ha inventato, altrimenti qui non si sarebbe parlato di città dei bambini, della città bella di Cervellati, non si sarebbe parlato di nulla. Io ricordo che, avendo fatto la tesi su Pesaro, negli anni in cui Pesaro era sempre sulle riviste di urbanistica, noi siamo in un territorio fortemente connotato da un'attenzione che però non è garantita nel tempo, non è garantita nel tempo. Quindi poi abbiamo avuto 17 anni di berlusconismo che ha intaccato anche una cultura di centrosinistra. Io voglio essere molto chiaro, quindi posso dire stasera che noi ce la metteremo tutta per stare dentro queste contraddizioni e guidarle in un processo che è quello tendenzialmente che condivido, che ho sentito qui stasera. Ringrazio. Ha chiesto la parola l'assessore Serfilippi del Comune di Fano dopo... Va bene. Soltanto ai fini del problema Fosso Seiore, visto che ne abbiamo parlato, e sono contenta di apprendere che il Partito Democratico di Fano è molto perplesso, se non contrario, alla localizzazione a Fosso Seiore, lo apprendo con gioia. No, voglio specificare alcune cose per il futuro, perché siccome la battaglia continua, allora, visto che siamo qua e probabilmente il tema è interessante, rimanendo sul tema, allora, l'ospedale unico è un ospedale provinciale, anzi l'azienda ospedaliera Marche Nord, che oggi ha i tre presidi ospedalieri di Fano, di Pesaro, e a Pesaro sono Muraglia e il San Salvatore, è un nodo provinciale. Dunque, già se riuscissimo a non definirlo l'ospedale di Fano e di Pesaro, deve servire l'intero territorio provinciale. Noi non dobbiamo dimenticare questo, devono arrivarci da Cagli, devono arrivarci da lontano le persone, quindi noi dobbiamo garantire l'equità di accesso alle cure per tutti, uno. Quindi, insomma, francamente pensare che Fosso Seiore garantisca questo con tutte le strade del mondo è baricentrico, come si è detto con una battuta, con la Croazia, non tanto con il resto del territorio provinciale. E vabbè. Altra cosa, modalità di finanziamento, questi soldi pubblici che avrebbero garantito la costruzione dell'ospedale non arrivano, dunque si pensa ad uno strumento finanziario che si chiama project financing. È venuto un esperto ben due volte, ci ha messo in guardia tantissimo su questa operazione. Dunque io suggerirei, quando si parla di progettazione partecipata, queste cose di discuterle un pochino di più pubblicamente, perché i cittadini, forse ancor più che la politica, sanno ormai, c'erano centinaia di persone sia a Fano, organizzata dal Movimento 5 Stelle, a Pesaro, organizzata dal coordinamento La Salute Ci Riguarda. È stato detto chiaramente che è un'operazione che comporta altissimi rischi, che potremmo spiegare anche brevemente, ma non voglio prendere troppo tempo. Voglio anche ricordare che nella fase di localizzazione dell'ospedale unico a Fosso Seiore c'è stato l'ultimo documento tecnico della regione, diceva di proseguire gli approfondimenti tecnici e non è prima di localizzare definitivamente, dava un'indicazione ma diceva vi raccomando di proseguire con gli studi. Invece si è proceduto con la localizzazione. La delibera di approvazione di localizzazione gennaio 2012, anzi no, dicembre 2011 è stata la delibera di gennaio 2012, la conferenza dei sindaci, in realtà un incontro tra i sindaci, hanno deciso 12 sindaci su 60. Se questa è partecipazione, abbiamo un'idea molto diversa della partecipazione. E qui, ripeto, stiamo parlando di una operazione che influirà non solo sul territorio, sulla vita, sulla salute delle persone. Quindi io non credo che una scelta del genere possa passare in questa maniera, con 12 sindaci interpellati da noi in via informale. Alcuni di loro hanno detto che non avevano assolutamente colto l'importanza della riunione, quello che si stava decidendo. Dunque io direi di rivedere la localizzazione dell'ospedale unico in maniera veramente partecipata. Potrebbe essere una grande occasione questa per incominciare a tradurre le parole in fatti, perché a me sembra che le promesse siano tante e poi dopo concretamente i fatti siano veramente pochi. Grazie. Assessore Serfilippi del Comune di Fano.
Sì, buonasera a tutti. Grazie Enrico per aver organizzato questo momento e anche i due relatori. Fa sempre piacere ascoltare altre esperienze di altre città, tra l'altro molto vicine, che guardo personalmente con molto interesse, perché avete fatto veramente un bellissimo lavoro. Non sono io assessore all'ambiente, sì, purtroppo non alla mobilità. Dico purtroppo perché secondo me il progetto avviato da Pesaro è un progetto molto interessante che dovremmo estendere anche a Fano, facendo, diciamo, studiando una viabilità alternativa ciclabile per quartieri, quindi cercare di unire i quartieri. L'abbiamo fatto con la Fano Pesaro, anche se è molto più bello il lato Pesaro rispetto a quello di Fano, però purtroppo la progettazione è andata a finire così e il risultato è questo, però sicuramente è uno strumento che diamo ai cittadini importante che prima non c'era. Spero che presto verrà completata anche la Fano Finile, dove per ora c'è solamente il progetto e i soldi sono stati stanziati, devono essere solamente realizzati i lavori. Però al di là della Fano Finile mi piace questa città ciclabile. La nostra città purtroppo, a causa di, se vogliamo, piani regolatori precedenti, non ha una grandissima funzionalità dal punto di vista ciclabile e anche le buche giornaliere non aiutano i nostri ciclisti. Bisogna essere sinceri e non dire va tutto bene, siamo i più bravi, perché secondo me, lo dico spesso, dobbiamo migliorare tanto e purtroppo con i bilanci che abbiamo ogni giorno non è facile. Bisognerebbe trovare risorse anche a livelli regionali e europei, ma sappiamo benissimo che non è facile assedervi, anzi spesso ci sono delle lobby, se vogliamo, che preferiscono altri territori rispetto ai nostri. Una battuta sull'ospedale unico, perché quando parliamo di Città Bella sicuramente la salute è forse la cosa più importante, perché riguarda ognuno di noi e i nostri cari, anche il piano regolatore e tanti altri temi, però sicuramente la salute è importante. Solamente una cosa per rispondere a Marchegiani: ricordo che un consiglio congiunto Fano e Pesaro è stato fatto, quindi tutti e due i consigli comunali sono stati interpellati. Mi viene da dire, forse bisognerebbe che come Partito Democratico vi fate sentire un pochettino di più in regione, perché mi sembra che troppo spesso scaricate il barile sul Partito Democratico a livello regionale, dove fondamentalmente siete sempre voi, e siete sempre voi a fare le leggi regionali ambientali che poi vengono bocciate dalla Corte Costituzionale. A Fano dite ma noi non c'entriamo niente, però in regione sostanzialmente spacca, ed è il Partito Democratico, le Marche con spacca, comunque sia governa con il Partito Democratico. Quindi, a parte questa, diciamo, questo piccolo inciso, vorrei ritornare al tema della partecipazione. Condivido molti interventi che sono stati fatti. Non è facile fare partecipazione, soprattutto in un momento così difficile, dove non si riesce a dare risposte immediate e certe per i cittadini. Pertanto a volte fai un grande lavoro di partecipazione come quello del parco e fondamentalmente ancora non si è visto nulla. Cioè tante parole, tante illusioni ai cittadini e poi non riesci a vedere niente di concreto. Questo disillude i cittadini e sinceramente li fa anche scoraggiare, allontanandosi completamente dalla politica. Dovremmo cercare, quando parliamo di partecipazione, anche di dare le risposte ai cittadini. Ci sono temi, a mio avviso, che come il piano regolatore, che hanno bisogno di una partecipazione collettiva e quindi di incontri nei quartieri, ascoltare la gente, perché lo vive quotidianamente il quartiere. Ci sono anche temi, penso a quello delle antenne, dove è difficile coinvolgere la cittadinanza, perché sappiamo tutti che l'antenna vicino a casa non la vogliamo. Pertanto, a mio avviso, servirebbero anche amministrazioni che, frutto dell'esperienza che hanno i dipendenti comunali, perché anche il comune di Fano ha dipendenti comunali molto bravi, progettano e quindi... come avete fatto fondamentalmente voi a Pesaro, fanno un progetto e poi lo vanno a condividere con i cittadini, modificando in base alle esigenze dei cittadini. Non è sempre necessario per ogni cosa condividere dall'inizio, mettiamoci le regole, quelle che poi vengono fuori. Non è facile progettare su alcuni temi insieme alla cittadinanza. Un'amministrazione intelligente dovrebbe progettare e poi condividere, anche modificando i progetti che ha fatto, insieme alla cittadinanza. Questa è la mia idea. Poi è anche vero che invece ci sono alcuni temi, come quello del parco, dove è stato fatto un bellissimo lavoro,
di partecipazione che deve trovare i suoi frutti, perché altrimenti, come mi ripeto, però tante parole, tante chiacchiere, un bellissimo progetto, ma ancora non vede la luce. Concludo portando la mia esperienza quando, diciamo, giustamente qualcuno ci accusava di poca partecipazione. Come assessore alle politiche giovanili ho avviato la consulta dei giovani. La città di Fano non aveva una consulta dei giovani, ho radunato tutte le associazioni giovanili o quei giovani che volevano partecipare attivamente e apoliticamente alle politiche giovanili della nostra città, e abbiamo fatto un bellissimo lavoro in questi 2 anni dove ogni mese, 2 volte al mese, incontriamo i giovani della nostra città con dei fondi. Quindi sostanzialmente non è che la consulta dei giovani propone, poi l'assessore decide se ha voglia, se gli piace. La consulta dei giovani propone e organizza iniziative come quella che c'è stata a giugno scorso qui al Pincio Republic, dove la consulta dei giovani ha posto l'accento su un luogo pubblico della nostra città, spesso, se vogliamo, degradato, portandoci in un'iniziativa dove tutte le espressioni, le arti giovanili venivano messe in mostra, dove c'era anche animazione e dove diceva la città: noi vorremmo che questo spazio riprendesse vita. Ecco, oggi ne abbiamo un'altra testimonianza: la Fiera della Sostenibilità ha arricchito questo spazio pubblico che purtroppo è troppo spesso, come vediamo, oggetto di, se vogliamo, imbecilli. Bene, detto questo vi ringrazio e buona serata a tutti quanti. Vi do la parola al professor Salvitano. Volevo fare un commento, a questo punto faccio un commento a caldo su quello che diceva Ser Filippi, perché tra l'altro mi dà modo di rispondere un attimino anche a quello che si parlava prima della partecipazione. Il problema della partecipazione, dei processi partecipativi, è che bisogna sempre individuare bene un obiettivo e non deludere l'obiettivo che si individua. Nel caso del parco, del processo del parco di Fano, noi avevamo individuato un obiettivo che era quello di fare le linee guida per un concorso di progettazione, dove era già stato stanziato un finanziamento, era già stata prevista una procedura e nel corso del processo partecipativo abbiamo poi messo nero su bianco qual era la procedura. Il problema è che quando, soprattutto quando un'amministrazione è coinvolta in un processo partecipativo, non può deludere quelle che sono le attese del percorso, perché è il peggior modo di fare partecipazione. Questo non è che lo dico in termini accusatori, ma perché tutti quanti impariamo a fare partecipazione in maniera più efficace possibile. Quindi fare partecipazione su un tema vago non ha molto senso, deve esserci sempre un tema estremamente concreto e ben raggiungibile, e secondo, non ci può mai essere delusione da questo punto di vista, se no andiamo a firmare. Questo poi credo che lo sai meglio di me. Volevo solamente fare invece un accenno sulla faccenda di Fosse Iore di nuovo, no? Perché sentiamo diverse cose, ma poniamoci un paio di domande. Prima veniva posta la faccenda geologica. Ora, dal punto di vista geologico, non è il problema del sito in sé di Fosse Iore che avrà dei problemi di tipo geologico, perché quell'area lì è forse l'unica nell'ambito del sistema ardizio che ha un po' meno problemi dal punto di vista geologico. Il problema è l'infrastruttura che porta a quella struttura, e visto che quella struttura non è una struttura che prevede ad esempio un flusso regolare 2 volte al giorno, c'è chi va a lavorare poi torna via, ma prevede un flusso assolutamente estemporaneo, l'ambulanza. Ragazzi, ma vi rendete conto cosa vuol dire fare in ambulanza la nazionale da Pesaro a Fosse Iore o da Fano a Fosse Iore con le frane che vengono giù da un momento all'altro? Avete un'idea di cosa vuol dire fare una rete infrastrutturale che serva Fano ancora più che Pesaro, Fosse Iore, in maniera agile, senza problemi di ostacoli sulla carreggiata, di eccessivo traffico, in modo che una persona possa essere realmente salvata se deve essere portata velocemente lì? Ma avete un'idea di cosa vuol dire? Che tipo di rete infrastrutturale? Dal casello nord di Fano cosa si arriva? In galleria fino a Fosse Iore, sotto le argille tufacee dell'Ardizio, e arriva di nuovo il problema geologico per arrivare velocemente lì, se no la gente crepa. Io, se viene realizzato l'ospedale unico, dal 15 di giugno fino al 15 settembre vado via, non metto neanche piede a Pesaro, perché tanto rischio di morire, cioè,
o di far morire la gente che in bicicletta, che non ha preso la ciclabile ma va sulla nazionale normale o attraversa la strada, tac, mi monta sull'ambulanza davanti perché ha attraversato la strada all'ultimo momento. Facciamo veramente attenzione, perché con il fatto di fare una decisione salomonica che a metà strada si fa un ospedale unico perché così a metà strada e così via, si rischia non solo, c'erano gli interessi economici, va bene, benissimo, project financing, bellissime formule, ma fate attenzione che la gente crepa poi, e quindi tutta questa cosa della sanità poi è un boomerang. Va bene, se non ci sono altri interventi richiesti, io direi che possiamo finirla qui. Ringraziamo tutti quanti gli intervenuti. Permettetemi una battuta finale. Abbiamo parlato di strade, viabilità, piste ciclabili, parchi, verde urbano. Sapete dove si trovano tutte queste cose che me l'hanno garantito? In paradiso. Grazie.